e mister Costantino avrà una missione, missione che partirà oggi, quella dell'aggancio alla vetta. L'ottava giornata, una squadra capace di macinare risultati, qualche pareggio di troppo, due nelle ultime due. Proverà ad approfittare di questo periodo, ma il Nardò ovviamente dovrà dire la sua. È cominciata Nardò Team Altamura, andrà con le mani lunghissimo in zona, Bright Adai che non la prende, la sponda di Ferreira, c'è Carini, è il primo squillo del Toro. Di Benedetto c'è uno scarico per il cross di Guadalupe al limite dell'area, Ciro ci si coordina, stava per fare il gol della domenica. Parte lo Iodice, palla alta sulla traversa. Passa Guadalupe, gran palla con l'esterno per D'Ambros che salta Fernandez, poi prova a rimetterla la chiusura di Mattera. Da Ciraci, ancora De Giorgi, va il cross rasoterra, non ci crede nessuno e questa era una grandissima chance. Ciraci sterza, cross adesso, interessante questa palla sul secondo palo, era una grandissima chance per Guadalupe che l'ha data di fatto a Fernandez. Gran palla e qui poteva esserci il calcio di rigore, incredibile. Parte lo Iodice, palla alta. C'è Guadalupe sul pallone. Tagliato sul secondo palo, Ferreira prova a girare in porta, non è uscita di molto questa palla. Ancora Maccioni da solo. La sovrapposizione di Carmud, premiata, palla dentro, il colpo di testa poi è arrivato. Arriva il duplice fischio, si va a riposo, 0-0, ma un buon Nardò. Pronti via con il secondo tempo. Uno contro uno con De Giorgi, va il cross, viola la fa sua. Attenzione a Carmud che va al cross forte, Saraniti di testa. Palla pericolosissima persa lì da Di Benedetto, Molinaro calcia sul fondo. Cross dentro, Saraniti, palla che rimane pericolosamente lì. Attenzione sul secondo palo dove rientra e calcia, non trova l'incrocio dei pali Logoluso. E prova calcio di rigore per l'Altamura. Va Molinaro, viola lo guarda spiazzato e Altamura avanti. Palla dentro, il colpo di testa di Gennari che finisce sul fondo. D'Ammacco, uno contro tre però, D'Ammacco, cross sul secondo palo, Guadalupe di testa! E qualcuno aveva esultato qui, il pallone però è uscito. Dove c'è Adae, la rimette dietro per Guadalupe, zona tiro, Guadalupe, centrale. Pallone deve essere buttato dentro, in fretta lo deve fare il Nardò, Adae da solo! Se l'è divorato Bright Adae. Arriva il triplice fischio, l'Altamura ottiene una vittoria fondamentale per il Nardò. Continua il periodo no, e ora è notte fonda perché il primo posto è ormai un miraggio, nulla impossibile, però molto molto difficile.